La teoria di De Ceglia, che è la mia Bibbia in questo momento, è questa, che praticamente l'Europa sia spezzata in due parti, in modo geografico. L'Europa settentrionale e quella mediterranea. Il tema è quello dei vampiri, quindi purtroppo, insomma, macabro della morte e della concezione della morte su base termica. Nel senso che la morte può essere intesa come istantanea oppure continuativa nel tempo. Il che non dipende solo dalla cultura, dal luogo, eccetera, ma primariamente dal clima, cioè dal tempo in cui il cadavere mostra i primi segni di decomposizione, cosa che nell'Europa settentrionale, dove c'è un inverno eterno, lunghissimo, eccetera, si va a sviluppare in un tempo lunghissimo, e invece nell'Europa mediterranea, tra l'altro simile a quella della Palestina storica, quindi a quella della Bibbia, dove Lazzaro dopo 2 o 3 giorni già comincia a emanare il cattivo odore, si invece da intendersi più come istantanea. Quindi Rapidamente, sì. cioè, le condizioni climatiche e spaziali, cioè, non sono solo qualcosa di visivo, ma secondo me condizionano in qualche modo la nostra percezione del tempo. Il problema è quello del determinismo. Cioè, io penso che tu abbia ragione. Questo che dici è uno dei motivi per cui vale la pena pensare alla geografia in termini un po' più profondi. Però il problema è che sulla base di argomenti come questi, nel tardo 800 si sono teorizzate delle forme di determinismo razziale. Nel senso che la reazione è stata allora l'eccesso opposto, cioè la negazione delle influenze del clima e della geografia nella produzione della cultura. Punto è trovare l'equilibrio. Hippolyte Taine nel 1860 scrive una grande filosofia dell'arte. E in questa filosofia dell'arte lui sostiene che la pittura degli artisti, lo stile, non l'oggetto, ma lo stile, si capisce meglio se rapportato all'origine da cui vengono. Quindi se trovi un certo tipo di linee nel Rinascimento fiorentino, se trovi un certo tipo di freddezza nel paesaggio, ma non solo nel paesaggio, anche nella ritrattistica dei Paesi Bassi. Oppure, sono i tre esempi che mi ricordo che lui fa, se trovi una certa vaporosità del colore, una certa pesantezza negli artisti della Laguna di Venezia, è esattamente per quello che queste persone hanno sempre avuto davanti agli occhi come paesaggio naturale. Questa tesi può essere letta in modo deterministico oppure no. Allora, in modo deterministico, che era una tendenza, voglio dire, lombrosiana, cioè era la stessa idea, cioè vuol dire che non c'è scampo. Cioè, tu sei figlio di quella terra, ragionerai come quella terra ti dice e non se ne parla più. Dipingerai, farai, amerai. Sai quando dicono nel sud sono passionali, nel nord sono freddi, in Svezia si suicidano, cioè quel genere di cose lì, no? Poi il fatto che vi siano dei dati statistici, però, ci fa pensare che il condizionamento c'è, è un condizionamento da calcolo di probabilità, se fossimo dei sociologi, non una determinazione. Però la paura di andare troppo in là con questi ragionamenti in genere è quello di essenzializzare le culture e quindi anche i luoghi. Siccome il tema dello spaesamento modifica un po' questa visione, però comunque c'è questa idea che se tu, diciamo, dai troppa importanza alla dimensione geografica, non c'è più spazio per la creatività, la responsabilità. Montesquieu diceva: in Cina è impossibile, non possono fare poverini perché vivono in un tale clima di calore, di roba in India forse, un tale clima di calore, eccetera, che alla fine, quando prima sono tutti placidi, non fanno niente, quando poi gli viene lo svirgolato, si ammazzano. E allora lì, passando da un eccesso all'altro, non è che può nascere lo spirito, no? Cioè, questa era l'idea. Hegel diceva che in Africa lo spirito non c'è passato neanche per sbaglio, perché in Africa ci sono solo deserti eternamente morti, con un tale temperatura da rendere impossibile la notte dello spirito, di cui la pelle è l'immagine. Cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, arrivando da tutti questi secoli in cui queste cose si sono sedimentate, c'è stato un rifiuto della geografia. Come a dire, ok, la geografia è solo imparare a memoria, basta, per il resto noi siamo tutti uguali. È quello che abbiamo vissuto all'elementare e quelli della mia età. Esatto. Invece tu parli di un approccio estetico.
Io dico, prendiamo la bassa e ripartiamo da un altro ragionamento. E cioè, non è che dobbiamo prendere dal lato delle culture sono tutte diverse, prendiamola dal lato dei luoghi. Ora, possiamo sostenere dal punto di vista giuridico che gli umani sono tutti uguali, ma dire che i luoghi sono tutti uguali è impossibile. Prova ne è che una prima forma molto basilare di spaesamento, che ecco, prima dicevo, ha due valori, uno buono e uno cattivo, ho detto solo quello cattivo, è il fatto che sono diversi. Se fossero tutti uguali non ci spaeserebbero mai. E invece lo spaesamento è proprio l'idea della diversità. Il dato positivo dello spaesamento è che questa è una diversità che risuona. Cioè, come dire, noi non siamo schiavi dei luoghi d'appartenenza, perché sennò saremmo come quei provinciani che non vogliono uscire dalla provincia, perché sennò fuori X un leones, no? Lo spaesamento invece è una categoria produttiva. Non è la xenofobia, voglio dire. Cioè, non è il dire quel luogo lì è diverso, quindi fanno schifo. È che nella misura in cui accade nell'esperienza come dato creativo, di cui tu non hai potuto predisporre in anticipo tutte le caratteristiche, l'esperienza dello spaesamento di un luogo nuovo favorisce in realtà un interrogativo, favorisce una crescita, favorisce uno sviluppo. Questa esperienza era forse più comune quando si facevano le cartoline? Non lo so, perché la generazione degli anni 30 era una generazione che tendenzialmente, quando ha cominciato a viaggiare nel turismo di massa anni 60-70, ha cominciato però a individuare i propri modi di appaesarsi. Cioè, voi dovete immaginare che l'umano, da questo punto di vista, ha due piedi, uno l'appaesamento e l'altro lo spaesamento. Sono due direttive entrambe positive e anche entrambe negative, nel senso che una persona troppo appaesata è una persona che poi quando mette il naso fuori dalla porta muore, oppure è un prigioniero della propria casa. Ma faccio questo esempio sul turismo per dire che comunque molte fasce di popolazione andavano negli stessi posti, negli stessi ambienti, proprio perché si trattava di una esperienza turistica rivolta al relax. E quindi è vero che tu vai a cambiare un attimo la tua prospettiva di vita, ma allo stesso tempo tu ti appaesi nuovamente, allarghi la tua dimensione di appaesamento, ma tu vai, come dire, vivi a Torino, poi vai all'Aiguelli a due mesi, poi vai a Torino e poi vai all'Aiguelli a due mesi, e avanti così, d'accordo? Lo spaesamento più nobile, e qua non c'è un giudizio di valore, lo spaesamento più nobile non nasce nell'ambito del turismo di massa, nasce nell'ambito delle esplorazioni geografiche. Oppure anche in tipi di viaggi che non avevano nulla a che vedere col turismo, ma che avevano delle funzioni, diciamo, diverse, oggi in parte perdute oppure messe tra parentesi. Penso al pellegrinaggio, oppure penso ai viaggi dei trovatori, viaggi degli artisti. C'erano esperienze di viaggio dove la posta in gioco del viaggio era di tipo non strettamente estetico, perché era, nel caso delle esplorazioni geografiche, la conoscenza. Nel caso del pellegrinaggio, la preghiera. E via dice. Ma il dato estetico è decisivo. Cioè, la differenza tra il pregare a casa mia l'icona della Madonna e andare in un grande santuario dedicato alla Madonna, facendo tutto il percorso ascensionale, magari, no? Così come sto pensato nel 1500, prima non si facevano gli ascensionali, i monasteri erano in mezzo. Allora, questo spostamento con tutto il portato estetico che ha, dove per estetico io intendo proprio etimologicamente l'elemento della nostra sensazione, cioè il nostro corpo sensibile viene coinvolto in un'esperienza che produce potenziali trasformazioni. E quindi la ricerca dell'altrove non è il gusto esotistico del Targo 800 e non è nemmeno il turismo di massa, con tutto che ci può benissimo essere una valorizzazione estetica e spaesante anche nel turismo di massa. Quindi il mio non è un discorso, diciamo, volto a dire quel tipo di pratica lì fa schifo, via. Cioè, assolutamente, ogni pratica va vista come è, va vista per la sua genesi storica, in questo c'è un dato foucaultiano anche nel mio modo di ragionare, ma in ciascuna di queste pratiche si custodisce un certo modo di vivere l'esperienza estetica. È il motivo anche per cui adesso i luoghi si abbelliscono, cercano comunque di rendersi gradevoli.